lo slogan, diciamo, di questo congresso è appunto un futuro grande con la nostra con la storia, la nostra. Quindi vorrei che rifletteste, riflettiamo tutti quanti sul fatto che proveniamo da situazioni diverse, da storie diverse, però abbiamo un obiettivo comune, quindi di superarlo e andare oltre, perché solo così sarà possibile essere un partito unitario, credibile e serio e soprattutto futuro. Vorrei proporre i nomi per la presidenza di questo congresso. Vi dico subito che questi nominativi poi si divideranno nelle varie giornate e nelle sessioni, quindi mattutine e pomeridiane. Quindi comincio con l'elenco dei nomi e poi passeremo in votazione se siete d'accordo. Domenico Losurdo, Manuela Palermi, per Giovanni Alneva, Cesare Procaccini, Mauro Alboresi, Bruno Steri, Stefano Lodi Vizzini, Luca Cangemi, Paola Pellegrini, Michelangelo Tripodi, Dina Balsamo, Matteo Bellegoni, Tiziana Battisti, Lucia Mango, Fosco Giannini, Giacomo De Angelis, Luca Rovai, Cristina Cirillo, Walter Turci, Marco Magnani, Stefano Friani, Luca Battisti, Selene Prodi, Nicola Limoncino, Claudia Rosati, Michele Tripodi, Giorgio Langella, Giusy Greta Cristina, in sostituzione Antonio Bertuccelli, Alessandro Leoni, Stojan Spevic, Lidia Mangani, Ugo Moro, Edoardo Castellucci, Passini, Marco Del Bufalo, Michela Caria, Vladimiro Vaia, Vladimiro Merlin, Giorgio Nebbia, Giustino Scotto D'Agnello, Marica Guazzola, Franco De Mario, Giomma Del Riu, Patrizia Cecconi, Vladimiro Zirotti, Leonardo Triglio. Scusate se ho letto male qualcuno dei vostri nomi. Quindi vorrei passare alla votazione, se siete d'accordo. Alzata di mano. Ok. Astenuti? Contrari? Ok. Quindi direi che possiamo invitare la prima sessione della presidenza per la giornata di oggi, che viene tenuta dalla presidente Manuela Palermi, che invito sul palco. Domenico Losurdo, Pier Giovanni Alneva, Cesare Procaccini, Mauro Alboresi, Bruno Steri, Stefano Lodi Vizzini, Luca Cangemi, Paola Pellegrini, Michelangelo Tripodi, Dina Balsamo, Matteo Bellegoni e Tiziana Battisti. Se potete accomodarvi, così vi lascio la parola. Noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore, un vecchio cerchio unito, con una fede ce l'ha dare un cuore. Noi non siamo più nell'officina, entro terra nei campi al mare, la fede sembra una tranchina, senza ideale in cui sperare. Solo siamo Buonasera a tutti compagni e compagne. Ci siamo, finalmente ci siamo. Abbiamo passato, compagni, se mi fa dire che ci siamo, allora, abbiamo passato un periodo lungo, non breve, lo sapete meglio di me,
cioè nel senso che poi nell'ultimo periodo la cosa ha avuto un'accelerazione, ma insomma la cosa è stata lunga, difficile, dura da anni. Dopo esserci tanto divisi come comunisti abbiamo tentato di rimettere in piedi un percorso unitario che, guardate, non è indispensabile, lo dobbiamo alla nostra gente, perché la nostra gente altrimenti è senza rappresentanza e la colpa è nostra se non riusciamo a costruire questa rappresentanza. Io voglio qui ringraziare, permettetemi, un compagno a noi molto molto caro che ci è stato vicino in questo periodo difficile in cui, come sempre nei processi politici, ci sono, come dire, dei momenti di grande accordo, ma sono anche dei momenti un po' più aspri, un po' più difficili. Questo lo sapete, siete tutti militanti, questo lo sapete. È il compagno seduto vicino a me, si chiama Domenico Lo Surdo. Insomma, avere uno del calibro di Domenico Lo Surdo che ti rimane vicino, poi ti riprovera anche, perché non è, come dire, un carattere proprio facilissimo, ma questo nostro straordinario compagno, veramente, che io ringrazio per averci aiutato molto, soprattutto nei momenti più difficili. Io adesso comincio, come dire, con il rito di un'assemblea che abbiamo voluto chiamare Assemblea Nazionale Costituente, perché il congresso vero e proprio poi verrà, ma insomma costituente del Partito Comunista Italiano. Io chiamo alla presidenza il compagno, anzi al microfono, il compagno Lodi Rizzini, ecco, che ci dirà dello svolgimento di tutte le assemblee, come siamo arrivati a questo punto. Grazie. Allora, io sono tenuto a relazionare, diciamo, per a nome della Commissione Statuto e Regole. Abbiamo seguito il percorso, appunto, che ci ha portato oggi al congresso. Rilevo e rileviamo, appunto, che c'è stato un grosso dibattito sul territorio con tantissime assemblee territoriali che ora, diciamo, qui sarebbe difficile, appunto, riassumere. Quindi io mi concentrerei, appunto, per dirvi alcuni numeri, insomma, in modo molto breve, su quelle che sono le assemblee regionali che si sono tenute, appunto, nell'arco delle ultime 2-3 settimane. Allora, si sono tenute, appunto, nell'arco di meno di un mese 18 assemblee costituenti regionali, alle quali hanno partecipato più di 1000 compagni e compagni. Io do anche un po' di percentuali perché credo che possa essere un elemento che ci dicono che su certe questioni bisogna lavorare, perché la partecipazione è stata al 79%, appunto, da parte di uomini e 21% da parte di donne. Un altro elemento importante sono stati, appunto, gli invitati che sono stati presenti ai nostri lavori. Hanno partecipato, appunto, alle nostre assemblee compagni del PRC, del Partito Comunista dei Lavoratori, di SER, della Rete dei Comunisti, anche del PD, dell'AMPI, dell'ARCI, della CGL, della FIOM, dell'USB, rappresentanti dei comitati del nuovo referendum costituzionale, sindaci, candidato a sindaco e, diciamo, rappresentanti delle realtà territoriali e locali dove si sono svolte le assemblee. Nei congressi regionali sono stati animati da molti interventi, sono più di 250 gli interventi, anche in questo caso suddivisi nell'84% da parte di interventi di compagni e, diciamo, nel 16% da parte di compagni. A presentare anche una partecipazione di merito, appunto, sia nelle realtà territoriali che nei congressi regionali, sono stati presentati, appunto, emendamenti e contributi, quanto fosse come ordine del giorno, sia allo statuto che alle tesi. Per quanto riguarda, appunto, la fase di votazione statuto e tesi, io credo che il lavoro fatto dalle commissioni, il lavoro preparatorio, sia stato un lavoro importante e positivo. Infatti, se andiamo a vedere, appunto, i numeri stringenti, appunto, che sono emersi dai verbali, risulta che, appunto, sullo statuto non ci siano stati voti contrari, ci sono stati soltanto 7 astenuti. Per quanto riguarda invece il voto delle tesi, in merito alle tesi, appunto, la votazione è stata con un solo contrario e 7 astenuti. Quindi, se si considera la base di partenza di quasi 1000, appunto, partecipanti e, diciamo, aventi diritto al voto, credo che, diciamo, la votazione sulle proposte congressuali siano, diciamo, abbondantemente, diciamo, quasi unanimi. Un altro elemento importante è la definizione della platea congressuale. Sono stati delegati dalle assemblee regionali 571 delegati,
di cui 455 maschi rappresentanti l'80% della platea congressuale e 116 femmine rappresentanti il 20% della platea congressuale. Infine, appunto, dalle informazioni assunte da verbali ci risulta appunto dalla Commissione Statuti e Regole che le procedure, e in particolare tutto quanto previsto dal regolamento congressuale votato dall'Assemblea Costituente Nazionale, sia stato rispettato. Quindi io direi che la platea congressuale è, diciamo, valida, e il percorso, diciamo, che ci ha portato fino ad oggi è assolutamente stato fatto in modo corretto. Vi ringrazio. Allora, grazie, siamo legittimi, tutti quanti legittimi e legittimati. Cominciamo subito i nostri lavori. La parola va al compagno Bruno Steri, che ha, come voi sapete, accompagnato tutto il percorso di avvicinamento delle varie formazioni politiche con grande spirito unitario. A Bruno per la relazione introduttiva. Care compagne e cari compagni, in premessa lasciatemi esprimere un ringraziamento. Vedo la sala piena e ciò è tanto più notevole in quanto, come sappiamo, ciascuno di noi è venuto qui a proprie spese pagandosi il viaggio e la permanenza. Di questi tempi non è poco, ma evidentemente la passione politica è più forte di qualunque difficoltà. Questo è il primo significativo segnale che mi piace sottolineare. Tocca a me dunque svolgere la relazione che introduce la nostra Assemblea Nazionale Costituente delle Comuniste e dei Comunisti. È un passaggio importante con cui si concretizza l'obiettivo di unificare esperienze diverse avviandole in direzione di un'impresa politica ambiziosa, apparentemente ai limiti della temerarietà, quella di ricostruire nel nostro Paese il Partito Comunista. Un'impresa che dopo decine e decine di partecipatissime assemblee territoriali svoltesi in tutta Italia arriva oggi a porre un primo fondamentale mattone. So bene che tanti compagni hanno atteso con ansia e con una certa impazienza questo momento. Ho avuto modo di registrare l'impellenza di questa attesa nelle diverse assemblee cui ho partecipato. Do quindi per acquisita la grande soddisfazione che deriva dall'essere arrivati sino a qui. Non era scontato. Né è stato un percorso semplice e lineare, come è stato anche appena detto. Abbiamo dovuto sormontare difficoltà anche serie. La prima delle quali consistente nel fatto che l'associazione Ricostruire Piccili, quella che in questo anno e mezzo si è impegnata a realizzare l'obiettivo che è sintetizzato nel suo stesso nome, ha riunito gente proveniente da esperienze diverse, da organizzazioni diverse o anche da nessuna organizzazione. Molti dei presenti provengono dal Partito Comunista d'Italia, una forza politica che generosamente e non da oggi ha posto in primo piano l'esigenza di avviare un processo di riaggregazione dei comunisti. Altri giungono dall'esperienza di Rifondazione Comunista, nata 25 anni fa per dire no alla rottamazione del Partito Comunista Italiano. Altri ancora hanno deciso di unirsi a noi non avendo alcuna tessera di partito in tasca. Provenienze diverse dunque, ma tutti comunisti e tutti mossi da un duplice sentire: l'insoddisfazione profonda per lo stato di cose presente, che in Italia ha relegato i comunisti ovunque collocati in una condizione di irrilevanza politica, la consapevolezza dell'urgenza di tornare a offrire a questo Paese una presenza comunista organizzata degna di questo nome. Come ho detto, è un giorno importante questo. Tuttavia riterrei fuori luogo se in questa circostanza usassimo semplicemente dei toni celebrativi. Personalmente peraltro non ne sarei capace. Con questa relazione preferisco provare a fare da apripista, appunto, aprire la pista, sgombrare il terreno da possibili fraintendimenti. Comincio dal nome di questa assemblea. I nomi sono importanti perché designano le cose e quindi devono corrispondere a ciò che designano. Questa è un'assemblea costituente, l'abbiamo chiamata così.
un'assemblea che allude a un primo congresso del Partito Comunista Italiano. In effetti è essa stessa già in qualche modo un congresso. Abbiamo un documento che proponiamo alla discussione e all'approvazione, dobbiamo eleggere degli organismi dirigenti, sono le cose che fanno i congressi. E tuttavia essa ha una peculiarità, è l'inizio di qualcosa, non è un momento e tantomeno il compimento di qualcosa che già esiste. Da un punto di vista formale, questa tre giorni sancisce che quello che c'era prima di noi non c'è più. Oggi ufficializziamo l'obiettivo di far nascere qualcosa di nuovo, un partito comunista all'altezza delle attuali esigenze. Da questo punto di partenza intendiamo tenere aperto il percorso, privilegiando la volontà di confronto con chi si dichiari interessato al suddetto obiettivo. Sappiamo bene che non basta autoproclamarsi partito comunista per esserlo. Una compagna molto acuta, una valente giornalista di Liberazione, commentando il nostro progetto politico, mi incalzava dicendo: bene, benissimo, e dov'è Togliatti? Evidentemente si riferiva al fatto che la storia non si ripete, ma a ben vedere la battuta ha anche un sapore, come dire, leninista, allude cioè al fatto che c'è un partito se c'è un gruppo dirigente. Ora, lo sappiamo, i gruppi dirigenti che hanno operato dall'89 in poi alla sinistra di quello che è oggi diventato il Partito Democratico, pur impegnandosi con generosità, non hanno però realizzato quello per cui si sono impegnati. I fatti drammaticamente sono qui a dimostrarlo. Da questo punto di vista la battuta della compagna ha un senso. Ne aggiungerei a mia volta un'altra. E dov'è il nostro popolo? Dov'è finito il nostro popolo? Vedete, noi abbiamo il dovere di non essere indulgenti, innanzitutto verso noi stessi, poiché il compito che ci sta davanti non è dei più semplici. Dobbiamo essere rigorosi nell'individuare cosa non ha funzionato in questi ultimi decenni. Non si tratta di gettare a mare le esperienze passate. Del resto in politica si può vincere e si può perdere. Ci possono stare le sconfitte, a patto però che da esse si sappiano trarre i relativi insegnamenti, che esse servano a emendare gli errori commessi. Della necessità di una rilegittimazione dei comunisti siamo stati consapevoli sin dall'inizio di questa nostra impresa politica. Vale la pena nel merito ricordare quanto scrivevamo nell'appello che l'ha inaugurata, ove è chiaramente indicato il carattere distintivo di tale impresa. Un processo graduale, cito, di non breve periodo, ma che va iniziato ora, che mette capo a una forza politica rigenerata, comunista, una forza politica non settaria, né subalterna all'opportunismo delle mode correnti, che si ponga in un rapporto di dialogo costruttivo, ma da un punto di vista autonomo, nell'ambito della sinistra d'alternativa, senza cessioni di sovranità sulle questioni di fondo, ma capace di trovare volta a volta la sintesi strutturata e non occasionale dell'unità d'azione. Un processo che richiede non improvvisate alchimie elettoralistiche, ma la costruzione di fondamenta solide nel mondo del lavoro e nel conflitto di classe, nonché un pensiero forte verificato nel tempo. E questo è il solo terreno, conclude l'appello, su cui possono crescere gruppi dirigenti uniti e solidali, tenuti insieme non da occasionali e contingenti convenienze politiciste. Questo scrivevamo, questo dobbiamo ribadire. È precisamente la consapevolezza dei limiti delle recenti esperienze a fornirci una fondamentale indicazione per la ricostruzione del Partito Comunista. Quest'ultima deve procedere di pari passo con un processo di consolidamento della tenuta ideologica e strategica del partito. Ciò significa che i gruppi dirigenti, oltre ad essere impegnati nell'elaborazione e nella discussione della linea politica,
devono irrobustirsi e amalgamarsi politicamente attraverso il costante affinamento e la messa alla prova delle culture politiche. E significa che si deve prestare più attenzione di quanto non sia stato fatto nel recente passato alla formazione dei giovani e dei militanti. Riconoscere l'importanza di tale istanza non comporta però affatto fare concessioni ad un approccio illuministico ed elitario, o per usare formule appartenenti ad una classica disputa, contrapporre il partito di quadri al partito di massa, optando poi per il primo. In effetti, forse anche a seguito delle recenti impasse elettorali, questa concezione si è fatta strada all'interno dell'opposizione di classe anticapitalista. Si dice: la forma partito non deve essere concepita come un a priori immutabile, essa muta al mutare della fase storica. E poi si aggiunge: il partito di massa costruito da Palmiro Togliatti sull'onda della sconfitta del nazifascismo in sintonia con l'ascesa delle lotte popolari e del movimento operaio, così come era organizzato attorno ai grandi insediamenti industriali, questo partito di massa non è riproponibile oggi, nell'epoca della produzione flessibile, della frammentazione e segmentazione della forza lavoro. Questo dice questa impostazione, che giudico sbagliata. In piena crisi sistemica e strutturale del sistema capitalistico, che vi sia la necessità di adeguare l'organizzazione politica dei comunisti alla peculiarità della temperie storica è cosa ovvia e condivisibile. Ma che da qui si passi a liquidare la prospettiva di ricostruire un partito di massa, questa è una conclusione che reputo schematica, non dialettica. In definitiva, una conclusione sbagliata. Al fondo c'è in essa l'idea di una secca partizione. Prima il nucleo duro, per così dire il consenso più strutturato. Poi la politica, il consenso diffuso. Ma una tale scansione può servire certo come facile semplificazione, ma le cose non funzionano così nel vivo della storia. Il punto è che non siamo noi a decidere i tempi e i modi delle evenienze storiche. Noi abbiamo il dovere di attrezzarci per intervenire su tutto il campo della scena sociale e politica, strutturando l'organizzazione interna e formando i quadri dirigenti, certo, ma nel contempo intervenendo per quel che si riesce nei punti caldi dello scontro di classe, impostando una linea di massa attenta alle mutazioni del senso comune diffuso, decidendo volta per volta l'impegno istituzionale ed elettorale, senza che ovviamente quest'ultimo divenga, come purtroppo è accaduto nel recente passato, l'alfa e l'omega della nostra iniziativa politica. Una conferma della giustezza di tale impostazione viene proprio dal modo in cui in questi anni ha agito il neoliberismo e il suo pensiero unico. Esso ha sì colpito visibilmente e massicciamente le condizioni materiali di vita, i rapporti di lavoro, gli assetti istituzionali, ma nello stesso tempo ha agito più sottilmente e insidiosamente sul vissuto quotidiano, colonizzando menti e pulsioni profonde, interrompendo i circuiti della memoria storica, modellando modi di pensare, aspirazioni individuali e collettive. È in questo ambito che il Partito Comunista ha, ad esempio, il dovere di porsi il problema di una strategia di intervento sul sistema mediatico, contrastando con ogni mezzo possibile l'esclusione dei mezzi di comunicazione di massa, quelli tradizionali e quelli nuovi, e occupando sapientemente ogni varco a cui si riesca ad accedere. La battaglia politica per guadagnare consenso e relazionarsi al movimento di classe avviene a tutti i livelli della totalità sociale, politica, istituzionale, mediatica. È questa globale capacità di confronto che caratterizza la politica in senso forte. Da sottoporre a critica, quindi, non è il tentativo operato in questi due decenni, peraltro fallito purtroppo, di collocarsi all'altezza di tale contesa. Non è questo che va criticato. Occorre invece mantenere l'ambizione di un'azione politica di massa, della conquista di un consenso largo,
della creazione di un senso comune diffuso che sia favorevole alla nostra azione, al nostro progetto di società. Torno all'interrogativo di cui sopra: che fine ha fatto il nostro popolo? La scena politica italiana è totalmente cambiata. I recenti risultati elettorali sono solo l'ultima eclatante manifestazione di tale cambiamento. Nel contesto di una crisi capitalistica che il documento che presentiamo a questa Assemblea definisce strutturale e di cui, al di là delle ricorrenti e rassicuranti dichiarazioni, ad oggi non vede la fine, il nostro Paese ha specificamente aggiunto alla recessione economica e sociale una drammatica involuzione istituzionale e morale. Il Novecento arretra, ma il nuovo secolo assomiglia all'Ottocento, che nel frattempo torna, persino con forme di lavoro servile. Le statistiche dicono che il numero di superricchi aumenta, a riprova che la crisi non è per tutti. Alla privatizzazione di enormi masse di ricchezza farà da contraltare un generale impoverimento. Per non fare che un esempio, il fatto vergognoso che milioni di persone, 7-10% a seconda delle stime, che milioni di persone abbiano smesso di curarsi, dall'idea della condizione in cui versa tanta gente e del tipo di società che va affermandosi. Lo Stato di diritto viene subordinato all'economia, di qui la tentazione di torsioni autoritarie dell'assetto politico-istituzionale. Le battaglie referendarie per l'abolizione del Jobs Act da un lato e per il no alla controriforma istituzionale dall'altro sono due facce della stessa medaglia, ove è in gioco una decisiva questione di democrazia sostanziale. In tale contesto una fase politica è giunta a termine. Occorre prenderne rapidamente atto e provare a ripartire col piede giusto, consapevoli che nel nostro Paese la crisi ha investito un intero sistema politico, un sistema politico in cui gli eredi di quella che un tempo fu la sinistra sono diventati parte integrante del problema. Non può essere un caso che il dato elettorale metta in evidenza che il Partito Democratico regge solo nei centri storici e nei quartieri bene di città come Roma, ai Parioli, come Torino, alla Crocetta, e sprofonda nelle periferie, dove il voto popolare si perde nell'astensione o va ai 5 Stelle e alle destre. Ma attenzione, questa stessa divaricazione fu registrata anche nel voto all'altra Europa per Tsipras. A questo punto l'interrogativo sovrapposto si intreccia con un altro, che potrei un po' provocatoriamente esprimere così, e mi scuso per lo schematismo, ma io la direi così: perché il Movimento 5 Stelle e non noi? È un po' schematica la cosa, ma serve per il ragionamento. Diamo per scontato ovviamente che l'evaporare delle appartenenze e la volatilità del voto rendono quanto mai effimera la consistenza dei risultati. E ciò significa che domani puoi perdere con altrettanta rapidità quello che hai guadagnato oggi. Ma stiamo al merito di questa domanda. So bene che la risposta ha a che vedere con la distruzione dell'impianto ideologico e concettuale della sinistra, sciaguratamente e pervicacemente attuato nei decenni passati, e più in generale con lo sfacelo culturale del nostro Paese, la demolizione degli apparati formativi, l'appannamento di ogni pensiero critico. Ciò ha reso sempre più complicato rendere riconoscibili le ragioni di un'appartenenza ideale e politica. Allo stesso modo abbiamo perfettamente chiaro quanto siano fuorvianti e pericolose le ambiguità dell'interclassismo, che sul piano della propaganda politica si traducono nella formula né di destra né di sinistra, la retorica antipartito, che approfittando di una giusta denuncia dell'involuzione burocratica dei partiti effettivamente operanti, finisce per buttare il bambino con l'acqua sporca. Tuttavia è necessario guardare ai nuovi fenomeni politici con spirito analitico, riflettendo ad esempio sul fatto
che la crescita di consenso al movimento di Grillo, per contrasto, parla anche di noi, riguarda da vicino noi e i nostri limiti. Ad esempio, non sto a dilungarmi sul carattere potenzialmente reazionario della polemica anticasta, parente stretta delle strida contro la cosiddetta partitocrazia. Ai padroni del vapore può essere sufficiente un sistema partitico e un Parlamento addomesticati, opportunamente selezionati, al centro come all'opposizione. Di contro, raffigurare la politica come una cosa sporca, e fino a quando tale raffigurazione trova conferme nella realtà, non può certo giovare ai lavoratori. Questo lo sappiamo. In tale reazionaria polemica c'è tuttavia un nucleo non fittizio che avremmo dovuto per tempo prendere in mano noi comunisti. Mi è già capitato di ricordare come un grande dirigente comunista, Lenin, invitasse a diffidare del potere seduttivo delle istituzioni borghesi. In particolare, in tempi in cui c'è parecchia gente che fatica ad arrivare a fine mese, noi avremmo dovuto porre con più forza il problema del controllo ed eventualmente della riduzione del flusso di denaro che attraversa le sedi politiche e istituzionali, magari proponendo contestualmente sedi di discussione gratuite, disponibilità di sale per assemblee e congressi, agevolazioni per i luoghi della partecipazione democratica, comprese le sezioni di partito. Questo è solo un esempio. Ma in generale, l'attuale congiuntura politica indica la necessità di una netta contrapposizione rispetto al quadro politico vigente e alle forze politiche che di esso sono le maggiori responsabili, a cominciare dal Partito Democratico. In tal senso va recuperata quella che è stata la caratteristica distintiva dei comunisti, la loro irriducibile diversità. E dobbiamo saper valorizzare le nostre idee forza, senza le quali nessuna organizzazione è in grado di mantenersi viva. I comunisti hanno sempre avuto una chiara percezione del contesto globale in cui operano. Oggi sappiamo che in quest'ottica generale è dirimente richiamare l'attenzione della politica e di un'opinione pubblica distratta, magari afflitta dai propri problemi quotidiani, sul pericolo crescente di una propensione alla guerra e all'impennarsi delle spese militari, consapevoli che chi produce armi prima o poi le usa. Entro tale deriva, preminenti sono le responsabilità della NATO e della potenza capitalistica in essa egemone, gli Stati Uniti, i quali in questi due decenni si sono resi protagonisti della devastazione e frammentazione di interi stati, ritenuti di ostacolo agli obiettivi di leadership globale, mietendo centinaia di migliaia di vittime civili, provocando la creazione di masse enormi di disperati alla ricerca di condizioni minime di sopravvivenza, alimentando o assecondando, anche per il tramite delle petromonarchie del Golfo, loro alleate, il fondamentalismo wahhabita. Davanti all'incombere di tali pericoli per l'umanità tutta, tocca a noi il compito di tornare a mettere la NATO sul banco degli imputati e a porre all'ordine del giorno l'uscita dell'Italia da tale anacronistica organizzazione. Nel rispetto della nostra Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E spetta ai comunisti ridiscutere la presenza di basi militari straniere, delle proprie zone franche operanti sul territorio nazionale, a cominciare dalla rivendicazione via le armi atomiche dall'Italia. Tutto ciò è in sintonia con l'impegno antiimperialista dei comunisti, con la tradizione di solidarietà internazionalista, con i popoli in lotta per la libertà e la propria sovranità, dall'America Latina al Medio Oriente, da Cuba, Venezuela alla Palestina, in vista di un mondo multipolare in cui nuovi protagonisti affermano legittimamente il proprio ruolo,
Un mondo retto da una comune volontà di pace, di pacifica convivenza, senza alcun gendarme globale che decida suon di bombe per sé e per tutti. Accanto alla pace, il lavoro. Queste si ripropongono come le nostre idee forza. La condizione del lavoro resta al centro delle nostre proposte in quanto, per cambiare lo stato di cose presente, i comunisti hanno sempre posto in primo piano la necessità di una profonda trasformazione del modo di produzione vigente. Non si tratta solo di cambiare un governo, cosa che comunque, se si dà il caso, l'ha fatta. Si tratta di cambiare la società, ponendo all'ordine del giorno della politica il come, il cosa, il per chi produrre. Nella fase storica attuale, fare i conti con tali nevralgici punti programmatici significa fare i conti con la dimensione politico-istituzionale assunta da una parte preponderante dell'Europa, fare i conti con le politiche, gli orientamenti imposti dall'Unione Europea. Davanti a quelle che il nostro documento definisce le contraddizioni strutturali dell'Unione Europea, riteniamo che all'altezza di questa dimensione sia giunta l'ora di operare risolutamente per un'alternativa. L'Unione Europea non è l'Unione a cui aspirano i comunisti, le forze di progresso, i soggetti sociali che a questo fanno riferimento. Non è un'opportunità, è il suo contrario. Non siamo solo noi a dirlo. Lo dicono importanti partiti comunisti come il PC portoghese, lo dicono autorevoli dirigenti della sinistra continentale come Oscar Lafontaine. L'Unione Europea a trazione monetaria è un argine eretto contro i diritti e le conquiste del movimento operaio, un potere tecnocratico e oligarchico che funziona a scapito della democrazia partecipata. In definitiva, compagni e compagni, una gabbia in cui la sinistra è destinata a soccombere. Lo dimostra la condizione disperata cui è stato criminalmente ridotto il popolo greco. Lo dimostra la dura protesta che in questi giorni ha portato nelle piazze i lavoratori francesi contro la sterilizzazione della contrattazione nazionale del lavoro. Tutto vantaggio degli accordi aziendali, una controriforma a più riprese auspicata dal governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Perfino la timida proposta di correzione della legge Fornero, con la possibilità di pensionamenti anticipati avanzata dal governo Renzi, ha subito trovato il niente della Commissione UE. Compagni, non si tratta di errori, errori di un establishment incompetente, no. Si tratta di consapevoli, pianificati orientamenti antipopolari al servizio del capitale finanziario e di potentati economici sovranazionali. In questo contesto non può sorprendere più di tanto l'esito del referendum inglese favorevole all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, peraltro conseguito nonostante una mobilitazione degli affetti seguita al tragico assassinio di una deputata. È l'ennesima grave crepa in un impianto che non produce aggregazione, produce disgregazione, esalta le pulsioni delle destre xenofobe e autarchiche, un impianto che è destinato a non reggere. Su tale situazione la sinistra non può più balbettare, men che meno noi comunisti. Avvertiamo perfettamente la pericolosità della signora Le Pen, ma proprio per questo diciamo che non si può stare al fianco di Goldman Sachs e Mario Monti. Cari compagne e cari compagni,
È stato autorevolmente detto che è sfortunato il paese che ha bisogno di eroi, e noi effettivamente non abbiamo bisogno di eroismi, ma di passione politica. Dobbiamo essere capaci di farla rinascere in tanti giovani, per i quali oggi la vita è diventata ben più complicata di quanto non sia stato per la mia generazione. Bisogna che molto di loro riscoprano quello presente non è il migliore né l'unico mondo possibile, è un mondo che si può e si deve cambiare. Per questo, compagni e compagni, al lavoro e alla lotta. Viva il Partito Comunista! Bene, grazie.